In una serata che vuole essere una riflessione, un approfondimento rispetto a questa nuova tornata elettorale, nella quale nella sua complessità tra primo e secondo turno ha avuto al voto 11 comuni della provincia di Pistoia, quindi più della metà che hanno rinnovato le amministrazioni comunali. Una serata che vogliamo passare insieme con una riflessione, un approfondimento sui temi della politica pistoiese, e lo faremo qui nei nostri studi ed in collegamento. Intanto vi presento le persone che ho qui al mio tavolo, alla mia sinistra Alberto Vivarelli, direttore di Report Pistoia, ben ritrovato e benvenuto qui a TVL. E poi al suo fianco Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti. E Riccardo Trallori, della segreteria provinciale del Partito Democratico. Buonasera. Un secondo turno che ha visto un pareggio sul fronte dei risultati. Agliana alla coalizione di centrodestra e Montecatini a quella del centro-sinistra. Ma siccome è bene sempre cominciare con il piatto forte, anche per cominciare e dare una chiave di lettura a questa serata, iniziare subito per bene, diamo la parola a Massimo Pannocchi a Montecatini con uno dei due protagonisti di questa tornata elettorale, al suo fianco nel Palazzo Comunale, forse uno dei suoi primi ingressi da neosindaco, con Claudio Del Rosso. Massimo, dunque, a te la parola per raccontarci, nelle parole di Del Rosso in questo momento con lui, che vuol dire essere sindaco della sua città. A te la parola. Allora, intanto il primo ingresso in Palazzo Comunale, come dici te, intanto siamo nell'atrio del Palazzo Comunale. Intanto buonasera, ciao, neosindaco buonasera, Claudio Del Rosso, e ben trovato qua da noi. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Allora, gli rigiriamo un po' la domanda che ci ha fatto da studio Francesco Rossano. Sì. Che cosa sente in questo momento come neosindaco di Montecatini? Qual è la sensazione, non più tanto a caldo, insomma, quasi a caldo, perché oramai è un'oretta e poco più che è stato, diciamo, ufficialmente riconosciuto sindaco di Montecatini? Onestamente c'è stata una grande euforia, una grande festa, ma già comincio a sentire il senso di responsabilità, perché siamo chiamati a un compito importante, un compito difficile che fa tremare i polsi, ce lo siamo voluto, abbiamo combattuto per averlo e adesso sta a noi cominciare a andare in una direzione diversa. In tutte le campagne elettorali ho detto che noi avremmo voluto cambiare determinate cose di questa città e cambiare la direzione in cui la città andava. Dunque abbiamo ben presente il nostro compito, sappiamo che non sarà in un giorno, in un mese, in sei mesi, dobbiamo iniziare e siamo pronti a farlo. Però c'è un senso di responsabilità. 8 voti, questa alla fine è quello che vi ha separato dal candidato sindaco uscente Luca Baroncini. 8 voti che venite tra l'altro da un primo turno in cui avete superato, diciamo, e avete avuto accesso al ballottaggio nei confronti del candidato sindaco Fanucci per 10 voti, come abbiamo detto magari oggi pomeriggio quando eravamo lì al comitato, sempre al photo finish. Sempre al photo finish, noi siamo abituati, tutta la nostra vita è così, è sempre al photo finish, quindi non ci meravigliamo. La democrazia funziona in questo modo, sapevamo che era una corsa molto stretta, come avremmo detto a Montecatini, che siamo tutti esperti di cavalli, anche se io non ho frequentato così tanto l'ippodromo. E così è stato al primo turno e così anche al secondo turno sapevamo che eravamo vicini e che chi avrebbe vinto di pochi voti. E così è andato. Diciamo, la campagna elettorale è stata lunga, a tratti anche abbastanza intensa. Secondo voi dov'è che avete convinto l'elettorato? Perché comunque c'era da convincere un elettorato che da politico, magari qualcuno lo conosceva come avvocato, ma da politico Claudio Del Rosso non lo conoscevano. Allora, io non sono un politico, questo lo dicono tutti, ma io non sono un politico. Io
una storia di centrodestra, e tanto l'abbiamo ripetuto tutti, lo ripeto ancora una volta, che non è che la sottolineo, dico un dato certo perché io non rinnego, io ho sempre detto con orgoglio che non ho cancellato niente di quello che c'è sul mio Facebook, quindi la mia vita è tutta lì, anche l'esperienza che ho fatto a Massecozzile. Secondo me è stata la nostra civicità, ecco, la nostra lista che ha avuto un risultato eccezionale, perché come diciamo sempre, 4 mesi fa eravamo a far colazione al bar e abbiamo degli ottimi candidati e siamo andati a entrare nel tessuto cittadino, andando a spiegare alle persone qual era il nostro progetto di cambiamento e portandolo avanti. E evidentemente c'era delle situazioni già antiche, insomma, cristallizzate, anche quella del comune Montecatini, sappiamo che è un comune di centrodestra, dunque abbiamo preso, diciamo, un elettorato trasversale, ecco, sicuramente è così. Possiamo dire che, parlando da un punto di vista politico, hai vinto perché ci diamo del tu, nonostante Fanucci? Sì, abbiamo vinto grazie alla città, noi insomma ci siamo rivolti ai cittadini, noi, come ho detto un'altra volta, noi abbiamo fatto un accordo con i cittadini, mettere il massimo impegno nella città. Evidentemente i cittadini l'hanno apprezzato, perché il ballottaggio, sia il primo turno che il ballottaggio, era molto difficile perché partivamo con 600 voti, se non sbaglio, non mi ricordo più i numeri, di svantaggio, poi c'è stato l'accordo con 591, poi c'è stato l'accordo con Alberto La Penna, quindi, che aveva in dote altri 800 voti, quindi la partenza era in grande salita. Abbiamo, secondo me è stato importante anche tenere dritta la barra, noi abbiamo rispettato la nostra base, nel momento in cui abbiamo superato il primo turno la nostra base ci ha chiesto di andare avanti noi, di portare avanti il nostro progetto, ci siamo stretti, ci sono state anche chi invece pensava di fare diversamente, noi siamo andati avanti per la nostra strada, siamo qui, ora tocca a noi. Però ecco, quello che intendevo è che nella lista di Edoardo Fanucci, che era fuori dai giochi per la corsa a sindaco, nel secondo turno ovviamente c'era anche un elettorato che era anche di area centrodestra, infatti all'interno aveva dei candidati di centrodestra come Ettore Severi, Andrea Bonvicini e altri. Quindi nello stesso tempo però è una area di centrosinistra. La natura stessa di Edoardo Fanucci, la provenienza dal Partito Democratico, Italia Viva dopo, quindi è un bacino che magari, anche se non c'è stata una dichiarazione di voto, non ci sono stati apparentamenti, ma è un elettorato che in qualche modo qualcuno può essere naturalmente venuto dalla vostra parte. Sì, allora penso di sì, ma non lo so, come hai detto te non c'è stato nessun tipo d'accordo con nessuno. Sicuramente ho molto apprezzato Ettore Severi quando ha scritto su Facebook che lasciava liberi i cittadini di scegliere secondo la propria coscienza, e faceva anche un ragionamento, non voglio dire le parole esatte che non vorrei sbagliarmi, sul cambiamento. Sì, può darsi, l'apprezziamo, siamo contenti. Noi, è chiaro che allora una città delle difficoltà in cui si trova Montecatini oggi, la riprova di queste difficoltà è stato che c'erano due liste, cioè due gruppi, che eravamo noi, il gruppo appunto di Fanucci, che erano trasversali, perché sicuramente Fanucci, insomma, meno finora non era di centrodestra, e c'era sicuramente degli animi di centrodestra, come è successo anche con noi, perché c'era una richiesta di unirsi per la città, è quello che noi abbiamo fatto. 8 voti sono pochi, quindi è probabile che dal centrodestra, dal schieramento di Luca Baroncini, ci sia una voglia di quantomeno verificare, di ricontare quindi quello che sono state i voti effettivamente dati all'una e dati all'altra. Nel caso questo succeda, voi come reagite, insomma, qual è il suo pensiero? Io sono sempre d'accordo per tutto quello che è legalità e democrazia, quindi siccome evidentemente in qualche modo c'è questa possibilità, se loro riterranno di farlo noi l'accetteremo, e ci sarà chi deciderà, noi faremo i nostri passi, che non so quali che sono, però io sono anche dell'idea che io non voglio vincere per forza, perché se avessi voluto vincere per forza, nel senso, insomma, avrei forse agito anche diversamente. Chi ha vinto deve vincere, noi abbiamo vinto, se poi ci dovesse essere un riconteggio e loro dovessero decidere per fare quel riconteggio, c'era questo, scusate, ripeto le stesse parole ma non posso fare diversamente, ci sarà questa attività e vedremo a quello che porterà. Siamo sereni perché comunque i nostri responsabili delle liste hanno detto che non hanno visto particolari problemi. Poi, ripeto,
faranno i loro passi e vedremo quello che succederà. Noi siamo qui, non scappiamo e non ci preoccupiamo di niente, perché se hanno vinto, se ha vinto qualcun altro, io ho apprezzato molto la telefonata di Luca Baroncini, che mi ha chiamato e mi ha fatto i complimenti e mi ha detto guarda complimenti, ci siamo salutati e l'ho molto apprezzato. Quindi questo secondo me, abbiamo avuto una campagna elettorale dura, ma io c'è stata molta correttezza fra me e Luca, anche quando abbiamo fatto il confronto da voi, avete visto che fuori parlavamo, perché comunque avversari, nemici io non ne ho. Quindi vedremo quello che succederà, siamo pronti a tutto. Nel momento della festa di oggi al Comitato non eravamo in diretta, però nell'intervista che abbiamo fatto e che manderemo magari nelle prossime edizioni dei nostri notiziari, ti è stato chiesto a chi dedichi questa vittoria e hai avuto anche un attimo di emozione, no? Puoi ripeterci a chi la dedichi? Sì, tu è un po' colpo basso, perché cioè, mi sono fermato 10 minuti durante l'intervista e la dedico sicuramente ai miei genitori, che non ci sono più. Poi la dedico ai miei figli che sono... Questa bella, un giorno me la pagherai, ricordati che un giorno, sarà un giorno in cui me la pagherai. La dedico ai miei figli, che sono la parte migliore di me, la dedico a tutti quelli che hanno creduto in noi, a quelli che ci hanno portato, a quelli che sono stati fin dall'inizio insieme, che abbiamo retto botta a tante sollecitazioni e anche a tanti momenti difficili. Su Facebook ho scritto che ringrazio quelli che c'erano quando pioveva forte e dico di preparare gli ombrelli perché pioverà forte ancora. E lo dedico a chi mi è stato vicino per tanto tempo, la dedico a Renzo Taddei, che è un amico di mio padre, che mi è stato molto vicino in tutto il percorso della mia vita, la famiglia Taddei, che sono i miei più cari amici. Poi la dedico alla mia lista e la dedico anche ai ragazzi della notte di Montecatini, perché quelli che andavamo in piazza, perché è lì che forse da ragazzo ho cominciato più a amare Montecatini. Grazie. Allora, torniamo all'ultima cosa più concreta, sì. meno basta emozionale. Basta domande che mi mette in difficoltà. Esatto, no, non voglio metterlo assolutamente in difficoltà. Hai parlato prima che sei già concentrato su quello che è la responsabilità. Sì. Ecco, i temi in questa campagna elettorale ne abbiamo affrontati tantissimi, dalle terme alla sicurezza, al decoro, al turismo, eccetera. Però ecco, da domani no, ma da domani l'altro, su cosa metti le mani per prima, diciamo, la cosa più urgente? No, allora, da domani, sì, domattina mi dicono che dovrei giurare e dopodiché ci saranno un po' di convenevoli così, però conto di cominciare già da domani a effettuare le prime riunioni per la giunta, perché poi questa è dove dobbiamo andare a capire. Delle figure sono già individuate e sicuramente, insomma, non sto a fare nomi, ma insomma sono già individuate per cominciare a essere operativi il prima possibile. Poi c'è sicuramente da riorganizzare la macchina comunale, perché c'è una carenza di organico e secondo noi va riorganizzata. Questo non vuol dire che io penso che i dipendenti comunali non lavorino e non faccio niente. Dico che secondo me bisogna cambiare l'organizzazione e lavorarci. Allora, noi non abbiamo niente che faremo in 3 giorni, perché noi, come ho sempre detto, siamo per pianificare e per programmare. C'è da cominciare a lavorare il DMO, perché è fondamentale per questa città. Poi c'è da cominciare a lavorare al progetto Lazzi, da lavorare sulla sicurezza, abbiamo tanto da fare. Però abbiamo ben chiaro quali sono i nostri primi obiettivi e dobbiamo partire da quelli. Sarà un lavoro duro, ma dobbiamo essere operativi fin da subito. Francesco, se avete domande da studio, se no lasciamo Claudio Del Rosso. Allora, per noi è così, grazie Massimo, grazie al tuo ospite e naturalmente buon lavoro anche da parte nostra rispetto al compito importante e gravoso che ha davanti. Naturalmente continueremo a seguirlo nelle sue vesti di sindaco per raccontare, insomma, come guiderà la città di Montecatini. Quindi grazie davvero per questa ampia e articolata intervista, insomma, che ci ha permesso di avere anche uno sguardo non soltanto sul Del Rosso politico, ma anche sul suo aspetto umano, che non guasta nella conoscenza di un nuovo sindaco. Grazie ancora Massimo. Noi rientriamo qui in studio prima di un primo blocco pubblicitario, poi naturalmente continueremo a approfondire anche con un'intervista allo sconfitto di questo ballottaggio. Luca Baroncini, Riccardo Trallori, un flash su questa vittoria. Se Agliana era in discussione, d'altronde un primo cittadino apprezzato e si sapeva che sarebbe stata dura con Delfante e Montecatini, forse era un sogno questa vittoria? Sicuramente Montecatini
era una partita totalmente aperta e questo lo dimostrano poi oggettivamente i numeri. Lo avevano già in parte dimostrato nel primo turno, dove si era evidenziato un frazionamento tra i diversi candidati in campo, in particolar modo tre, in maniera molto evidente. L'esito finale dimostra, appunto, diceva bene Claudio nell'intervista, che è valso, diciamo, il risultato al photo finish e forse, come dire, anche guardando i numeri assoluti e il recupero che c'è stato, si è dimostrata anche una certa voglia di cambiamento. Sandro Capecchi, 8 voti sono pochi, ci potrebbe essere un riconteggio, non è da escludere, è anche legittimo, insomma, visto lo scarto così basso. In altri comuni, ricordiamo Serravalle, ci fu una situazione simile. Al di là del risultato, al di là di un possibile riconteggio, ricordiamoci c'è ancora ricorso al TAR di Fanucci per quegli altri 10 voti che potrebbero ulteriormente complicare una vita politica di Montecatini già abbastanza articolata, insomma. È stata una sconfitta del centrodestra, è stata una sconfitta di Baroncini, insomma, come si può leggere dal vostro punto di vista questo risultato su Montecatini? Poi parleremo anche di Agliano, naturalmente. No, allora, innanzitutto un altro riconteggio, perché come ricordavi c'è già un riconteggio che pende e paradossalmente fosse accolto quello che ha vinto oggi le elezioni non avrebbe dovuto partecipare al ballottaggio. Quindi il primo tema che si pone, secondo me, di carattere generale, è capire se questi sistemi, soprattutto con la polarizzazione del voto e la diminuzione dei cittadini che purtroppo partecipano in sempre minor numero a queste elezioni, non ci sia un meccanismo per consentire alle macchine amministrative di funzionare a pieno regime da poco dopo, perché qui il rischio è che domani Del Rosso, a cui comunque faccio complimenti per la sua campagna elettorale, molto decolorata anche in maniera intelligente, però si metta a lavorare per fare la giunta, la forma, le prime attività programmatiche, poi magari o il ricorso del primo o il ricorso del secondo va in porto e bisogna ricominciare da capo. È già successo, lo voglio ricordare, non per guffare nessuno, ma solo per dato oggettivo, a Follonica. Non so se vi ricordate, sì. A Follonica hanno rifatto il ballottaggio con soggetti diversi un anno dopo le elezioni. Quindi questo è il primo tema, cioè capire se non ci possano essere meccanismi trasparenti, non so dire io quali in questo momento, per consentire agli amministratori neoeletti, comunque alla città, qualunque essa sia, ad avere un governo certo. Dal punto di vista politico è indubbio che una riflessione la dovremo fare, ma la dovremo fare tenendo conto dei numeri. Cioè, nello stesso giorno in cui siamo andati al ballottaggio, il centrodestra ha preso oltre il 60% alle europee nella città di Montecatini, che è e rimane una città, non dico di destra, ma sicuramente di centrodestra. Secondo elemento, abbiamo avuto 4,5 candidati di centrodestra, perché Del Rosso mi ha anticipato, ma lo riconosce lui con grande onestà intellettuale, ha un percorso alle spalle del Popolo della Libertà. Arena si è sempre dichiarato di centrodestra, Alberto Lapenna non ha bisogno di presentazioni, Baroncini e poi Fanucci, che aveva però al suo fianco, l'ha ricordato ancora Claudio Del Rosso, l'ex sindaco Ettore Severi, che insieme ad altri ha fatto una scelta dirompente per la città. Vedremo se naturalmente il proseguo gli darà ragione o torto rispetto alla situazione. È chiaro che Del Rosso annuncia grandi cambiamenti, la volontà di riorganizzare la macchina, questo fa parte del gioco, ma fa parte anche delle ambizioni di un nuovo amministratore. Certo è che se Montecatini è nelle condizioni, purtroppo molto problematiche, in cui è per alcuni aspetti, lo si deve anche a, come posso dire, situazioni che erano eterodirette rispetto al governo cittadino, perché i 2 anni di Covid, per esempio, hanno colpito trasversalmente tutto il paese, ma in località come Montecatini, dove naturalmente si vive per la maggior parte di turismo e attività connesse, c'è stato un impatto molto più rilevante. E chiudo il ragionamento. Guarda caso, la crisi che ha colpito il settore alberghiero ha liberato tanti di quegli alberghi che in una situazione di emergenza di immigrazione ha determinato sicuramente un aggravamento delle condizioni, quantomeno di insicurezza percepita. E questo si è scaricato, come si scarica, sull'amministrazione, ma soprattutto in un sistema elettorale diretto come quello dei sindaci, sul primo cittadino. Perché l'avete ricordato, e qui chiudo, Baroncini ha comunque aumentato dal primo al secondo turno di 400 voti, ma Del Rosso ne ha contabilizzati dal primo e secondo turno 1000.
Infatti. E siamo arrivati al photo finish. Andiamo a vedere i numeri di questa situazione, soprattutto cercando un po' di analizzare quello che è successo, e qui chiedere appunto un aiuto ad Alberto, che di lezioni ne ha viste diverse e quindi è in grado anche di a dare un po' di memoria storica rispetto a quello che è successo. Poi Montecatini ci ha abituato, forse prima di tanti altri centri, a cambiamenti di colore delle amministrazioni. I dati su Montecatini, infatti, tra il primo e il secondo turno ci mostrano come ci sia stato, diciamo così, la vittoria di Del Rosso sia stata di 1.005 voti in più rispetto al primo turno, mentre Baroncini è riuscito a recuperarne, compreso, quindi contabilizzando il sostegno di Lapenna, soltanto 406. Quindi il margine è stato importante, un margine dunque che vuol dire che qualcun altro dal lato di Fanucci, più probabilmente essendo una coalizione a doppia anima, o forse da altre parti ancora, abbiano deciso di tentare un'altra strada rispetto al governo Baroncini. Insomma, al di là della valutazione del ruolo di Baroncini come sindaco, è stato un giudizio su di lui, almeno questo ballottaggio sembra essere così, non so se trovi. Sì, no, i numeri. Io sono sempre più interessato ai numeri assoluti delle percentuali, perché le percentuali, insomma, infatti ci danno 1.000 appunto, è fatto dati. Benissimo, perché è quello il dato che conta. Ma intanto su Montecatini a mio giudizio ha segnato il declino forse definitivo di Italia Viva. Questo è un dato da considerare, perché era rimasto l'unico fortino renziano. E al primo turno, non a caso, avevano preso 2.484 voti, che sono un'enormità all'interno di una città come Montecatini. Il grosso con la lista legata più direttamente a Fanucci, certo. 1.229 voti. Quindi è chiaro che da dove sono arrivati i voti del Rosso? Sono arrivati da quest'area. È difficile pensare che Da Alberto Lapenna o da Arena si siano spostati su Del Rosso, anche se appartiene alla famiglia del centrodestra, e quindi sono arrivati dalla lista di Fanucci più che Severi, quell'area lì. Anch'io comincio mi fa fatica a pensare che chi ha votato quella lista perché c'era Severi poi abbia spostato i suoi voti su Del Rosso, faccio fatica. Quindi penso che gran parte dei 1.000 voti che Del Rosso ha preso in più vengano dalla parte di Fanucci, Italia Viva. E ricordando quello che aveva detto Fanucci prima del ballottaggio, è chiaro che non sono stato a sentirlo, perché la Libertà poi se la sono presa e sono andati dalla parte che probabilmente è più vicina al sentimento del renziano, ex renziani. Quindi questo certifica anche forse il declino definitivo dei renziani. Qui però c'è da registrare che la sconfitta personale del sindaco uscente, di Baroncini, perché non ha preso 400 voti, no? E avevo un bacino in più rispetto al primo turno, e avevo un bacino a disposizione di 1.000 voti. Quindi questi non sono andati, probabilmente fanno parte di quella di coloro che non sono andati, l'affluenza che è scesa, che hanno preferito non andare a votare per Baroncini, perché voglio dire, è difficile che il gruppo Lapenna o il gruppo Francarena, ripeto, voti per Del Rosso. A Montecatini c'è questa anomalia, che chiunque è andato a votare a Montecatini ha votato per un candidato centrodestra. Cioè, a Montecatini l'ultimo candidato di sinistra è il dottor Bellandi, no? Da 10 anni a questa parte la sinistra non è riuscita a preparare un proprio candidato da mettere di fronte a Baroncini. E quindi gli elettori di Montecatini, anche quelli di sinistra, sono stati costretti, un po' per amor di patria anche, no? A votare un sindaco che ha dichiarato come un'idea che lui è di centrodestra. Quindi c'è questa anomalia tutta montecatinese, che non è però, nella storia non è che sia
una grandissima novità, insomma, Montecatini... Diciamo così, la politica e i flussi elettorali ci hanno abituato a una fluidità dell'elettorato, a volte può esserci anche una fluidità dei candidati, ma non, certo, è né il primo, certo, né l'ultimo, insomma, no, assolutamente, che cambia schieramento. Evidentemente non è, è una valutazione, il centrosinistra forse ha valutato meglio il peso di Del Rosso come candidato probabile per arruolarlo nella propria squadra, trovandolo forse come quel lago della bilancia adeguato per sfondare la breccia nel muro del centrodestra, perché evidentemente serviva un vulnus e a sinistra non c'era. Poi c'è da governare, però. C'è da governare, e quello è un capitolo a parte. Su questa provocazione poi dopo lo riprendiamo, un breve break pubblicitario e poi torniamo a Montecatini da Massimo, che credo che abbia un contributo per noi. Facile e veloce, lo sanno tutti. Certo, basta chiamare il numero verde 800 983 389. Oppure vai sul sito o usi l'app MyAcque. Noi interveniamo subito con un sopralluogo e poi ripariamo il guasto a seconda dell'urgenza. Ma per contrastare gli sprechi serve l'aiuto di tutti. Tutto chiaro adesso? L'acqua è un bene prezioso, quindi non lasciamo perdere. Tu segnali? Acque Ripari. No, la tua vecchia auto non merita di essere abbandonata. Portala da Autodemolizioni Dolfi. Ritiro a domicilio, espletamento pratiche di radiazione del veicolo, demolizione garantita nel rispetto della direttiva comunitaria. E se consegni direttamente a noi la tua auto, paghi solo la cancellazione delle targhe. Azienda fondata nel 1956 da Giampaolo Dolfi. Da 60 anni Autodemolizioni Dolfi. Demolire nel rispetto dell'ambiente. Se devi sostituire la tua vecchia lavatrice, passa dal nostro punto vendita. Ti consiglieremo il prodotto più adatto alle tue esigenze. Lo installiamo, ritiriamo il vecchio e ti spieghiamo come farlo funzionare al meglio. Ti forniamo un servizio di assistenza e manutenzione preciso e puntuale. Questa settimana lavatrice Egge, classe A da 10 kg. Offerta speciale. Da Alberigi Marco Store, nei mesi di aprile e maggio, troverai le pavimentazioni e i rivestimenti in pietra e gres in super offerta. E non solo. Tutti i vasi in terracotta fatti a mano, terricci bio e molto altro. Ti aspettiamo a Fornoli, Bagni di Lucca. Alberigi Marco Store. Via le bellezze del nostro showroom. Ritrova il sorriso che meriti con Bios 32, dall'igiene dentale all'ortodonzia, dagli impianti dentali ai trattamenti estetici. Bios 32 è il tuo alleato per il sorriso che hai sempre desiderato. Siamo un centro odontoiatrico di eccellenza specializzato in implantologia avanzata. Il nostro team di esperti utilizza le migliori tecnologie digitali e odontoiatriche per garantirti il massimo successo. Scegli la qualità, scegli l'innovazione, scegli Bios 32. Prenota la tua visita oggi senza impegno. Di questo bagno imperiale me ne hanno parlato tanto per me. Andiamo a vedere com'è. Io ho letti buoni, ma qui come sono lettini sotto le tende? Per il giorno dicono che sono i migliori. Ma scelta la cabina. Ora la cabina e c'ho anche la doccia. Ma c'entri in doccia te? Babbo, ma alla promo di giugno ci abbiamo pensato. Con le offerte estive di Riccardo Corredi vai in vacanza sereno e inizi le rate a ottobre da 29 euro al mese a tasso zero, anche sul materasso col frigorifero. Sì, tasso zero, vero, vero come noi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ben ritrovati per questo nostro speciale elezioni. Parlavamo di Montecatini Terme e di come siamo arrivati a questo risultato, ma prima di approfondire questo tema,
siamo in clima di europei e quindi di calcio, e giocavamo un po' anche fuori dalle telecamere sugli stranieri all'interno delle formazioni, ma forse sarebbe un po' irriguardoso, non è così, perché insomma ognuno ha delle storie politiche che si sviluppano. Diamo subito la parola a Massimo Pannocchi che ci fa un po' il punto della situazione, perché abbiamo anche l'intervista a Luca Baroncini, il sindaco uscente. Massimo, a te la parola. Sì, ovviamente noi siamo stati anche a sentire quello che ci ha detto Luca Baroncini, il sindaco uscente, che naturalmente non era certo soddisfatto del risultato, anzi era dispiaciuto evidentemente, anche in virtù del voto esiguo. Infatti nell'intervista che abbiamo raccolto poi parla addirittura, insomma, sono 8 voti e sono 2 famiglie magari che non possono essere, che non sono andate a votare. Insomma, sentiamolo Luca Baroncini nel post voto, praticamente poco dopo l'ufficializzazione anche da parte del Ministero dell'Interno dell'esito appunto del voto che ha proclamato sindaco Claudio Del Rosso. Numeri che condannano, tra virgolette, il centrodestra a un'opposizione per i prossimi 5 anni. Dicevi prima fuori onda, è chiaro che non te l'aspettavi, però sta nell'ordine delle cose di questi ballottaggi. Vi aspettavate un testa a testa? Ci aspettavamo un testa a testa, speravamo ovviamente di essere avanti, così non è stato. Ringrazio quelle quasi 3.500 persone che hanno comunque sostenuto il nostro progetto. È un sostanziale pareggio, però giustamente basta un voto in più per vincere. Faccio i complimenti al mio avversario Claudio Del Rosso, agli altri candidati sindaco che al primo turno con i quali al primo turno ci siamo sfidati. Devo dire che questa campagna elettorale ci restituisce, secondo me, un confronto che c'è stato magari in alcuni momenti anche acceso, però comunque che ha secondo me fatto crescere reciprocamente il rispetto nei confronti dei contendenti, e questo è un segnale positivo. Auguro ai nostri avversari buon lavoro nell'interesse della città, sperando che appunto Montecatini possa crescere ancora e migliorare, anche iniziando a raccogliere quei frutti che germoglieranno grazie a quello che abbiamo seminato in questi anni, tipo i progetti appunto sullo stadio, sul Palaterme e sul Bocciodromo, che adesso saranno portati avanti e sono certo che sarà utile per la città. Siete partiti con un vantaggio dal primo turno di 591 voti, circa poco più del 6%, non avete mantenuto, anzi avete perso qualcosina. Che cosa non è andata in questo seconda tranche di campagna elettorale? Guarda, non lo so, sicuramente mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta, ed anzi voglio ringraziare tutta la coalizione che mi ha sostenuto, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, la lista Scelgo Montecatini. Tutti hanno fatto il massimo, hanno fatto per il meglio, si sono impegnati con lealtà, con dedizione. Purtroppo insomma, 2 famiglie non ci hanno votato, e quindi è anche un po' di dispiacere, però a parte la vita è questa, la politica è questa, i ballottaggi sono fatti così, sapevamo di essere vicini, perché comunque chi è dietro in questi casi insomma aveva comunque possibilità di pescare in un ampio bacino dei contendenti che non sono arrivati, evidentemente non avendomi sostenuto al primo turno probabilmente non ci appoggiavano fin dall'inizio, e quindi comunque c'era la possibilità di pescare lì anche per me. Per carità, abbiamo provato in un'alleanza con Alberto Lapena, con la lista Montecatini al centro, anche loro li ringrazio perché sono stati leali e si sono impegnati molto. E niente che dire, ripeto, mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta. Il centrodestra non finisce qui ma va avanti, e adesso ci attendono 5 anni dove continueremo il nostro impegno politico al servizio della città. Io per primo, come consigliere comunale, lo devo a quei cittadini che mi hanno votato, e nell'interesse di Montecatini cercheremo di sostenere quelle che saranno le proposte positive per la città, e contesteremo con educazione quelle che ci sembreranno sbagliate. E a proposito di contestazione, abbiamo raggiunto telefonicamente Luca Baroncini,
pochi minuti fa, il quale ci ha detto che, a proposito appunto di eventuali riconteggi e ricorsi, ci ha detto che al momento ci stanno pensando, sicuramente ci sarà una sorta di richiesta di riconteggio, non vorrebbero andare al TAR, al Tribunale Amministrativo, con un ricorso appunto di questo tipo, stanno insieme ai propri legali, queste le parole di Baroncini, valutando come appunto impostare questa sorta di ricorso, anche per una richiesta che arriva soprattutto dai compagni di viaggio di Luca Baroncini, da coloro che si sono che hanno seguito insieme a Fratelli d'Italia, piuttosto che la Lega, piuttosto che Forza Italia, quindi i partiti che hanno sostenuto la campagna la candidatura a sindaco di Luca Baroncini. Lui si è detto comunque sicuro di quello che è stato il risultato, nel senso che si è subito, come avete sentito anche da Claudio Del Rosso, congratulato con lo stesso neo sindaco, quindi e ha voluto ribadire il concetto che è un dovere nei confronti di chi l'ha sostenuto, con piena fiducia anche nei confronti del personale che in questi giorni ha lavorato all'interno dei seggi. Questo è tutto, io ti restituisco la linea da Montecatini. Grazie Massimo. Dunque Massimo Vanocchi ci ha ufficializzato queste prime mosse di Baroncini, dunque vedremo se ci sarà, no, in quale maniera ci sarà una contestazione, una richiesta di riconteggio, insomma staranno nelle prossime ore capire, immagino anche, poi aiutatemi voi anche da esperienza elettorale, immagino ci siano delle contestazioni oggettive per poter fare un ricorso o altro, quindi dai verbali deve emergere, presumo, qualcosa che possa mettere in discussione il risultato di un seggio piuttosto che un altro, ecco, non ci si può ricontare così soltanto perché non piace il risultato, immagino. Dicevamo, ci eravamo lasciati appunto su una riflessione sul risultato e il ruolo del candidato, insomma, volevate precisare qualcosa, Riccardo? No, Trallori? Io approfitto volentieri per rispondere anche alle provocazioni, al ragionamento che faceva Alberto e che faceva anche tu, Francesco, ma sicuramente non tocca a me fare la storia ovviamente di Claudio Del Rosso, ci ha pensato benissimo lui nell'intervista precedente e non ha, come legittimo che sia, rinnegato ovviamente le scelte fatte in passato. C'è da dire che quell'esperienza che oggi lo vede vincitore è nata da un lavoro in questi anni dai banchi dell'opposizione, che ha visto le opposizioni lì presenti, Italia Viva, 5 Stelle, Partito Democratico, provare in qualche modo a tessere dei rapporti e anche a individuare la figura che meglio potesse interpretare quella proposta alternativa. Poi Edoardo Fanucci, Italia Viva hanno fatto altre scelte, i motivi bisogna ovviamente interpellare loro. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Del Rosso e il civismo che ovviamente è nato intorno a lui hanno avviato questo percorso. Però ecco, come dire, non vorrei nemmeno cadere nel fatto che a Montecatini alla fine i sindaci sono davvero tutti di centrodestra. Claudio Del Rosso ha sicuramente una storia, ha avuto il coraggio di mettersi in gioco con una proposta condivisa e scritta assieme a Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Azione e la sua lista civica, in maniera trasparente, aperta, non per cui, come dire, io vedo oggi c'è una stagione nuova nel Partito Democratico, ormai da un anno e mezzo c'è una nuova segretaria che sta provando in qualche modo e crede nel campo largo, se ne è parlato, poi nel bene e nel male, ma sicuramente c'è questa fase. All'interno di questo campo largo ci sta dentro anche Azione, faccio per dire, che vede tra i suoi primi dirigenti la Carfagna e Maria Stella Gelmini. Non si può certo dire che siano, come dire, delle frequentatrici di un certo Ilinti Limani. Quindi questo per dire che, eppure, come dire, ci dialoga Elly Schlein, ci dialoga Conte, ci dialoga AVS, cioè si prova in qualche modo a tessere un rapporto che va oltre anche i confini più stretti che abbiamo conosciuto. E secondo me l'esperienza di Montecatini va in quella direzione. Claudio Del Rosso rappresenta un profilo di un candidato liberale, moderato, sostenuto da una coalizione che vede progressista e Movimento 5 Stelle dentro. Un campo largo, diciamo, che qui ha funzionato nella lettura di Trallori. Volevi precisare anche te rispetto ai temi della candidatura? No, allora, intanto volevo esprimere, come dire, la mia vicinanza personale a Luca Baroncini, ringraziarlo per quello che ha fatto e anche
credo oggi sia dimostrato il signore che è, non solo perché ha telefonato subito, ma anche nei toni che ha usato in campagna elettorale e dopo. E vorrei con lui ringraziare chiaramente, lasciatemelo dire, gli assessori che lo hanno accompagnato in una fase comunque non semplice per la città in generale, per le cose che dicevo prima in particolare, e i consiglieri comunali tutti, perché io l'ho fatto per tanti anni anche insieme a Riccardo, ed è un'esperienza che comunque ti arricchisce ma anche pesante. Per quanto riguarda la scelta del candidato, l'ho detto prima, un'espressione che si è molto decolorato, no? Io ho visto i post di Claudio Del Rosso, non c'era mai un simbolo di partito, lui aveva questa caratteristica molto forte di, come dire, essere un liberale, uso questa espressione, prestato, diciamo, al campo largo, è stato bravissimo, non a caso il PD ha fatto arrivare Elly Schlein, lo dicevamo prima fuori microfono, a pochi chilometri da Montecatini, a Agliana, ma non l'ha fatta andare a Montecatini per ovvie ragioni, perché una politicizzazione eccessiva dello scontro probabilmente avrebbe avvantaggiato in una città che abbiamo descritto prima, il centrodestra. Teniamo conto che tutta la campagna, soprattutto nel ballottaggio del centrodestra, è stata di mettere il marchio PD a Del Rosso, quindi sarebbe stato, certo, un autogol da questo, certo, punto, no, di, no, vista. No, ma è ovvio che, come dire, in un gioco e come in una partita ognuno cerca di sfruttare non soltanto le proposte, i propri programmi, ma anche di mettere in evidenza le carenze o le contraddizioni del campo avverso. Credo sia abbastanza naturale questo. Quello che quando io prima ho detto altri che invece hanno fatto una scelta diversa e che nella ricostruzione mi trova sostanzialmente d'accordo sui numeri, poi ci possono essere sfumature personali, ma credo che il ragionamento che faceva Alberto sia abbastanza lineare, e altri che invece si dichiarano di destra eccetera eccetera hanno consegnato la città a un campo molto largo, nel quale naturalmente a capo ha un sindaco, diciamo, di estrazione, chiamiamolo liberale, e che ha delle componenti molto a sinistra che dovranno confrontarsi una realtà sociale, economica, che è molto, diciamo, attrazione centrodestra, perché poi sta alla bravura e starà alla bravura evidentemente del sindaco. Quanto infine abbiamo sentito Luca Baroncini, è persona corretta, credo che la riflessione più corretta e migliore, lo dicevo anch'io prima, sarebbe quella di un riconteggio veloce anziché di un ricorso al TAR, che possa magari avere tempi più lunghi e poi costituire una mina vagante nel dispiegamento, diciamo, dell'azione amministrativa. Montecatini ha bisogno di tutto, ricordiamo, esatto, la faccenda Terme o altro, tranne d'altra che un parte, impasse devo dire, può durare degli tra anni. Primo turno e secondo turno ci ballano 18 voti, cioè come ricordava Del Rosso, sì, sì. Evidentemente poi per chi crede la provvidenza in questo caso ci ha messo veramente del suo, perché arrivare al ballottaggio per 10 voti e vincere per 8 voti il ballottaggio medesimo chiaramente è una, veramente una sottigliezza. Diceva il sindaco, due famiglie non sono riuscite ad andare a votare o magari ad armare, è vero, e può valere anche per gli altri, ma sicuramente nel gioco della ripresa e della sfida rispetto a chi partiva da avvantaggiato è evidente che può aver penalizzato anche l'astensionismo più l'amministrazione uscente tendenzialmente. Anche questo credo sia un tema che possiamo porre nello specifico, ma è più generale. Di solito l'astensionismo al secondo turno penalizza più il centrodestra che il centrosinistra, salvo eccezioni particolari. Italiana, abbiamo visto, non è stato così, no, anzi no, quindi... anche, però anche lì c'è stato un pochino di, come dire, la forbice si è ridotta, contrazione, certo, certo. Anche parlavamo... per merito, non dico solo per l'astensionismo, cioè non voglio essere chiaro. E a proposito però di numeri, con il, diciamo così, il centro-sinistra, la maggioranza che sarà guidata di Del Rosso, e vi porterei su questa riflessione, nel prossimo Consiglio Comunale, se non ci saranno altri cambiamenti, si avrà la lista di Del Rosso con 5 consiglieri più il sindaco, quindi 6, e poi 4 candidati per il Partito Democratico ed uno per il Movimento 5 Stelle. Quindi, Alberto, e ti chiedo una riflessione su questo senso, Del Rosso avrà una certa autonomia, un certo margine, non sarà tra virgolette schiavo del PD, diciamo, in qualche modo, anche se è indubbio che ci voglia un ragionamento, ecco, potrà muoversi con una certa libertà. Ma io credo, immagino, che... non lo so, poi Riccardo, no, in segreteria provinciale ci sei te, quindi... Credo che in casi come questi conti molto l'intelligenza del sindaco e la sua sensibilità nei confronti della città. Non è più un problema di numeri, anche perché, insomma, i 6 a 4, no? O 6 a 5 contano fino a un certo punto, perché non è... Qui si ragiona di temi. Certo. Allora, i temi a Montecatini, il tema a Montecatini è quello sul quale ha perso Baroncini, sul quale Baroncini venne eletto, che è la sicurezza. Io ho seguito questi 5 anni attraverso il giornale
e tutti hanno molti osservatori hanno puntato il dito sulla sicurezza a Montecatini, che non c'è stata. A Montecatini le persone si sono sentite insicure. Aveva la campagna elettorale di 5 anni fa l'aveva basata tutta sulla sicurezza della città e non c'è stata la sicurezza. È tutto vero il Covid, è tutto vero il post-Covid e l'immigrazione, che peraltro c'è stata anche in altre città. Il Covid ha interessato tutte le città, certo, non solo di me, e tutte le città di turismo ha interessato, e sono state interessate anche dal flusso migratorio anche le altre città termali, certo, come Montecatini. Allora qui il problema è un altro, il problema è che probabilmente a un certo punto, per dissidi interni più o meno mascherati della giunta Baroncini, si è rotto il giocattolo e penso che il sindaco uscente abbia perso il controllo della situazione. È chiaro che ora è il solito problema che si troverà di fronte del rosso, perché è vero, a Montecatini c'è la questione delle terme, che è fondamentale, c'è la questione dell'area ex Lazzi, c'è la questione del polo scolastico, ci sono a Montecatini. Montecatini non è una città qualsiasi, Montecatini è una città che, come la attraversi ora, ti mette tristezza, perché ti ricordi Montecatini com'era. Allora c'è bisogno di lavorare su questi progetti, e l'appartenenza politica io credo conti abbastanza poco, o perlomeno l'elettorato è fluido, hai detto, perfettamente ragione. Oggi hanno votato Del Rosso, tra 5 anni votano un altro, perché ormai funziona così l'elettorato. Io non so se sarà il tema dopo o meno, quello che mi preoccupa molto è l'astensionismo in questa città, è l'astensionismo. Metà delle persone non vanno più a votare, quindi siamo di fronte a una democrazia formale perfetta, siamo di fronte a una democrazia sostanziale che è zoppa, perché il 50%, oltre il 50% delle persone non va a votare, e non va a votare perché vuole andare al mare, non va a votare perché non crede più in questa politica neanche a livello locale. Una volta i sindaci erano quelli che tiravano sui numeri, ora a livello locale abbiamo visto che rispetto al dato delle europee, laddove si è votato, in realtà è stato molto più contenuto l'astensionismo, quindi c'è ancora, secondo me, un peso che hanno le consultazioni locali, la scelta di un primo cittadino rispetto alle dinamiche. Io il ballottaggio, francamente, rispetto alla riflessione che tu facevi, lo considererei a parte, perché tornare a votare in 1 o 2 giorni, di cui un giorno è stato di diluvio, è vero che tutti si auguravano il brutto tempo per andare al voto, per avere più persone, però insomma io sarei un pochino più morbido rispetto, però è indubbiamente un problema. Alessandro, posso sì, su sì. questo allora secondo me c'è un tema generale, che è quello che riguarda per esempio il sistema elettorale, perché il ballottaggio serviva ed era nato per mettere i cittadini nelle condizioni di valutare fra i 3, 4, 7 candidati, i primi due, e quindi metterli in condizione di fare una seconda scelta. Attraverso che cosa? Attraverso anche il meccanismo dell'apparentamento, perché formalmente, se io sono arrivato terzo, Alberto è arrivato secondo e lui primo, io scelgo Alberto perché facciamo un accordo programmatico, l'apparentamento mi consentirebbe di entrare nella sua maggioranza. Questo meccanismo, salvo casi rarissimi di cui non ho notizia nelle ultime elezioni, non viene mai applicato, certo, mai. E questo determina naturalmente, da una parte, che certi meccanismi vengono gestiti attraverso, come dire, contatti diretti, che però non hanno una luce e una, come dire, programmatica particolare. L'altra cosa è che i cittadini che hanno votato il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, spesso e volentieri si sentono estraniati rispetto a quella contesa, responsabilizzati. E allora a livello nazionale si sta ragionando, ma è un ragionamento, di andare sulla strada della regione Toscana, per esempio, fra le altre regioni, dove si può vincere le elezioni regionali al primo turno con il 40% direttamente, non con il 50%. Perché questo? Perché evidentemente se te hai la possibilità di vincere al primo turno con il 40%, questo potrebbe spingere i partiti o le liste, no? Scatta se raggiungi superando il 45%, esatto, superando la soglia maggiore. Ora non voglio entrare in tecnici, ma è per far capire, potrebbe portare tante volte a trovare le ragioni per stare insieme, mentre, come nel caso di Montecatini, hanno prevalso con il meccanismo del ballottaggio
le forzine per arrivare là, non si trova l'accordo là, intanto va per conto mio e ci si misura il ballottaggio, si è costretto nel caso in cui, capito, che è legittimo ad oggi, ma che naturalmente genera, rafforzandolo anche sulle amministrative, l'effetto astensionismo. Facevi bene a ricordare, diciamo, che è stata una giornata molto brutta anche oggi per il tempo, ma voglio ricordare il 24 di giugno, cioè a Firenze si è votato nel giorno di San Giovanni, ora io capisco, in uno dei ponti più clamorosi degli ultimi mesi, dopo tra l'altro settimane in cui il tempo non ci ha fatto nemmeno una bellissima grazia. Che cosa voglio dire? Le città e i cittadini non vanno a votare solo per il bel tempo? No, ma sicuramente in una fase di crisi, vorrei dire anche non solo patologia ma fisiologia, perché le democrazie occidentali non conoscono purtroppo una grandissima partecipazione al voto, perché tutti o molti danno per scontato i risultati che abbiamo raggiunto. Ma fino a pochi anni fa, 10-15 anni fa, non c'erano questi numeri. Esatto, non è 30 anni fa, non è dopo guerra, la polarizzazione, ma perché è l'effetto indotto anche dalla polarizzazione. Per cui alla fine non è un caso, e tanti comuni, ed è un altro tema, scusate, ma introduco un altro tema più generale. Diversi comuni, per esempio dell'Interland fiorentino, sono andati all'estrema sinistra, non sono andati al PD, sono andati all'estrema. E tant'è vero che secondo me Gianni e chi verrà comunque alle prossime regionali ha un compito ancora più arduo, perché la nostra regione, se l'andate a fotografare oggi, avrà, soprattutto all'interno dell'area metropolitana, alcune amministrazioni anche rilevanti, vedi Pistoia, di centrodestra, alcune amministrazioni molto rilevanti, Firenze e Prato, in mano al PD. Tanti comuni dell'Interland fiorentino in realtà sono spostati più a sinistra, con formule di saldatura anche con i 5 Stelle, che hanno costruito e costruiscono spesso le loro vittorie sul territorio per la contrarietà alle infrastrutture, agli impianti del ciclo dei rifiuti. Ecco. E quindi è evidente che la nostra bella regione, che prima ha avuto per tanti anni anche un fenomeno di grande omogeneità politica, oggi in realtà anche a sinistra presenta un quadro più variegato e impone quella che diceva prima Alberto, cioè per il sindaco di Montecatini la conoscenza della città, il rapporto della città, per chi governa, tutti noi, concorre maggioranza e opposizione a governare la regione, un po' più di sensibilità e meno scontro, perché alla fine si corre il rischio di rimanere indietro. Questo è uno dei temi che mi permetto di introdurre nella riflessione. Certo. Riccardo Trallori, abbiamo un poco meno di un minuto rispetto alla pausa per il blocco successivo. No. C'è un tema questo tema dell'astensionismo oggettivamente è reale e pesante, però si diceva prima, insomma, è una roba degli ultimi decenni, perché prima c'erano numeri ben diversi, insomma. Sì. Io direi anche dell'ultimo decennio in particolar modo. Io non condivido la riflessione di Alessandro, perché penso, e lo sfogliavo nei giorni scorsi, che non è semplicemente il tema del sistema elettorale, della polarizzazione, che anzi a mio avviso dovrebbe tendere in qualche modo poi a mettere tutti di fronte a una scelta, come dire, che pone, semplifica il quadro e quindi ti pone, se hai intenzione, diciamo, di esprimere la preferenza e di cambiare, due soluzioni molto nette, che sono, diciamo, il primo e il secondo arrivato. Non penso sia questo il tema, penso più che altro, e lo si vede bene nel rapporto che Caritas ha presentato pochi giorni fa, secondo me la frattura sociale il nostro paese sta attraversando. Io do un dato e penso abbia una forte correlazione sul tema dell'astensione, non solo in Toscana ma penso in tutto il paese, però in Toscana ancora di più balza agli occhi. Il 26% degli assistiti di Caritas nella regione Toscana sono soggetti che come dire, si rivolgono a Caritas per ovviamente diversi tipi di aiuti e di interventi, e sono cosiddetti working poor, sono lavoratori poveri, non persone che non hanno occupazione, non hanno reddito. Quindi pone un tema sfidante rispetto a, come dire, una riflessione sul modello di sviluppo, sulla presenza minore del manifatturiero e quant'altro. Quel tema lì ha una, a mio avviso, una profondità e crea una frattura sociale che si riverbera nell'astensione, perché, come dire, le istituzioni non sono più viste come un, come dire, il soggetto in qualche modo può dare una risposta. Quindi, alle tue difficoltà. Si va a votare, semplifico, e come a volte facciamo noi, perché mi sento appartenente a una comunità che mi dà qualcosa, e quindi il mio votare è anche un restituire rispetto ad una condizione che mi ha aiutato. Che rappresenta le mie istanze. Breve pausa, tra pochissimo c'è il TG Smart, restate con noi, poi torniamo per parlare, perché andiamo ad Agliana.
Eccoci nuovamente dagli studi di TVL con il nostro speciale dell'articolo 21 dedicato al ballottaggio nei comuni di Montecatini e Dagliana. Nella prima parte abbiamo parlato di Montecatini Terme con la vittoria del candidato sostenuto dal centrosinistra Claudio Del Rosso, ma adesso andiamo ad Agliana, dove invece i cittadini hanno riconfermato primo cittadino Luca Benesperi con 3.651 voti. Dunque a lui il ballottaggio contro il candidato del centrosinistra Guido Del Fante, che ha preso 3.206 preferenze. Ma come abbiamo fatto nella prima parte di questo speciale, subito sul territorio c'è Marta Quillici per noi ad Agliana con il riconfermato sindaco. Marta, a te la parola. Ciao Francesco, buonasera anche a tutti i tuoi ospiti in studio, buonasera ovviamente ai telespettatori e alle telespettatrici di TVL. Siamo in un posto simbolo di Agliana, siamo sopra il circolo Villa, circolo Arci, ma dobbiamo subito sgombrare il campo a dubbi. In realtà no, qualcuno ha detto come il centrodestra festeggia in un circolo Arci, in realtà la pizzeria ha una gestione diversa che però ha un'importanza simbolica per il riconfermato sindaco, non solo perché abita a poche centinaia di metri da qui, ma anche perché è gestita da una realtà a lui molto, in realtà molto vicina, da tifoso. Allora, intanto, perché allora hai scelto di festeggiare qua e poi insomma come ti senti? Ora non si può dire, non ti chiedo un commento a freddo perché ancora sei nell'entusiasmo della vittoria, però insomma rispetto a come ci siamo lasciati oggi pomeriggio con il brindisi e i festeggiamenti, sei ovviamente, hai avuto almeno un'oretta per meditare, allora ecco come stai vivendo questo momento, questa riconferma da sindaco? Siamo qui insieme agli amici di amici miei che hanno da poco rilevato le sorti della Ciaglianese Calcio 1923, quindi è anche per dare una mano a questo rinnovato progetto calcistico che è fiorito sul nostro territorio. Io sono ancora scosso dalla vittoria di oggi pomeriggio, ma poi facendo sedimentare gli animi mi riprendo piano piano. Senti, allora, è stata una campagna elettorale molto lunga. Secondo te, ecco, che cosa hanno premiato i tuoi concittadini che ti hanno riconfermato alla guida della città di Agliana? Senz'altro i toni pacati, moderati. Abbiamo condotto una campagna elettorale col sorriso sulle labbra, senza mai alzare i toni, e poi sicuramente il buon lavoro fatto in questi 5 anni, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo affrontato. Guardiamo già al domani, guardiamo già al futuro, perché di fatto tu non hai mai staccato dall'amministrare la città, quindi hai già in mente alcuni progetti futuri. Innanzitutto le scadenze post elezione, allora mercoledì ci sarà la proclamazione ufficiale del sindaco, poi ci sarà lo scoglio della giunta, e qui una domanda è d'obbligo perché io immagino tu abbia già le idee un po' chiare, però ecco, tutti si chiedono il sostegno di Ambra Torresi, ora lei avrà anche qualche carta per reclamare un posto in giunta? Ma io avevo detto che Agliana al centro avrebbe avuto un posto nell'Agliana di governo, insomma, quindi lo confermo. Beh, allora già abbiamo una notizia per il TG anche di domani, che... Non ho detto in giunta, ho detto un posto di rilievo di governo. Allora, ho in giunta Presidenza del Consiglio Comunale, via. Vediamo, vabbè, vediamo, no, è abbottonatissimo il sindaco, come sempre, il suo aplomb ormai è noto. Ecco, però invece una volta fatta la giunta... quali saranno, no? La domanda classica è i primi 100 giorni, cosa farai? Sicuramente, l'ho detto oggi, una grossa riorganizzazione della macchina comunale, perché 5 anni bastano a malapena per rendersi conto di come funziona la macchina comunale. Ora c'è da riorganizzarla per renderla più agile, più snella e più vicina ai cittadini. Senti, un'altra cosa ti vorrei provare a togliere qualche impressione personale, perché anche andando contro il tuo carattere che è sempre un po' freddo, però come stai vivendo questo momento? Perché allora tu sei molto giovane, non molto. Però allora il primo mandato eri un sindaco giovane, obiettivamente, e anche ora alla fine
diciamo sotto 40 anni. Appena sotto 40 anni. Come stai vivendo? Cioè, chi ti ha dato la forza? Hai una rete di amicizie, i parenti? Dove hai trovato la forza di fare il sindaco e la campagna elettorale? Senz'altro i genitori e il nonno, e mi sono stati accanto in ogni momento, nei momenti più brutti, nei momenti più belli. Sono qua stasera a festeggiare insieme a me, senza di loro non ce l'avrei fatta. Senti, allora io non voglio rubarti altro tempo, perché poi di là ci sono, ora non so se riusciamo a farveli vedere, però dei sostenitori che non aspettano altro che andarlo a festeggiare. Però ecco, io so che ci sono dei messaggi dallo studio che volete dirigere verso Luca Benesperi. Non so se volete che gli faccia sapere qualcosa. Sì, io sacrifico il mio spazio di domanda qui da studio per dare, diciamo così, per consentire a Alessandro Capecchi, che voleva salutare il riconfermato sindaco, insomma, che poi è parte del suo partito, quindi c'è anche, immagino, una soddisfazione rispetto all'esito. Luca, non lo fate arrabbiare, è civico, questo è poco ma sicuro. Luca, sono Alessandro Capecchi, complimenti, grandissima vittoria, meritata. Ciao Alessandro, grazie. Meritata, tante volte ci siamo sentiti e ci sentiremo su tanti temi, a cominciare dai rifiuti, ma non solo, quindi ti volevo fare complimenti a te, ovviamente ai ragazzi della giunta, ai nuovi eletti, continuate così nel rapporto che tu hai sempre avuto anche con l'opposizione, ne sono certo. Complimenti. Certo, e ribadisco la mia appartenenza civica nonostante il grande supporto che ho avuto dai partiti, questo è fuori di dubbio. Bene. Grazie davvero. Bene, allora io, se tu mi permetti, gli chiederei, gli dedicherei gli ultimi 10 secondi, perché immagino voglia fare dei ringraziamenti e quindi insomma credo gli si debbano concedere. Allora, chi ringrazi e qual è il tuo augurio per i prossimi 5 anni? Ringrazio i miei genitori, mio nonno, tutta la mia squadra, la giunta, il presidente del consiglio. L'augurio è per un'Agliana che continua a crescere come è cresciuta in questi 5 anni, senza lasciare indietro nessuno. Allora io da Agliana ti posso restituire la linea, anche perché credo ci sia imminente il telegiornale. Fammi sapere, ecco, se avete ulteriori domande. No, per noi va bene così, Marta. Grazie di tutto. Sei libera, se vuoi fermarti a mangiare, mangia, non so, altrimenti torna qui a casa, ti aspettiamo, qualcosa lo trovi, un pezzo di pizza per cenare lo avrai. E grazie Vabbè, di tutto. Vabbè, gli avanzi, grazie, vi ringrazio. Grazie di tutto. Bene. E a te, grazie al riconfermato sindaco anche per lo spazio che ha voluto dedicarci. Noi ci fermiamo un attimo, facciamo un break per il telegiornale delle 20:30 e poi ci vediamo subito dopo. Sarà una versione ridotta, visto lo spazio giusto che diamo alle elezioni e al ballottaggio. Restate con noi.